mister, è ottimo l'impatto secondo me di lì, questo giovane, questo brevilineo che tanti sorridevano al suo arrivo, i più perché non lo conoscevano, però chi l'ha seguito in allenamento e in questi spezzoni di gara che tu gli hai dato modo appunto di mettersi in mostra, è uno che non ha paura di nulla. Mi ricorda, con tutto rispetto, il primo Junco arrivato qua a Verona, ovvero uno arrivato grezzo, che però lui invece lì ha molta più tecnica. È uno che, nonostante un fisico non certo imponente, riesce, grazie alla sua qualità, a districarsi anche in mezzo a bestioni che sono molto più alti di lui fisicamente, ha un buon tiro, tralasciando poi l'ammunizione nel finale, che a dir poco sciagurata, che si è beccato, però insomma anche questo fa parte del calcio moderno. Ti chiedo come sta crescendo questo giovane ragazzo e quanto punti su di lui, perché mi sembra che tu adesso, di partita in partita, piano piano lo stai sempre più facendo emergere in questo Verona. È arrivato e dal primo giorno ti ha spinto negli allenamenti, si è affidato al tipo di lavoro. È un ragazzo di grandissima personalità, perché tutte le volte che è entrato con il piglio giusto, al di là della situazione, sempre in situazioni un po' almeno iniziali in cui la squadra è in difficoltà, mentre mi è piaciuto il suo atteggiamento, la voglia di essere, di assumersi delle responsabilità. Protagonista proprio. Ecco, di fare le cose giuste al momento giusto, e in crescita fisica, in tutti i sensi, e però è un giocatore che ci darà veramente qualcosa di importante, perché la sua crescita sia fisica, tecnica, ma anche di approccio è continua e può essere in corso dall'inizio, ma il giocatore sono contento, ecco, devo dire la verità, sono contento del suo modo, della sua crescita. Ultima battuta per me, mister, riguardo Giampaolo Pazzini, e 7 panchine su 11, dove tu peraltro l'hai sempre impiegato, perché lui ha sempre giocato 11 su 11, appunto 7 volte partito dalla panchina, 3 tifosi, vuoi anche qualche rumor di mercato, arrivo subito al dunque senza fare tanti giri di parole. Pazzini rientra a 360 gradi nei piani di Fabio Pecchi e quindi della Sverona. È una domanda che ti pongo perché tanti tifosi mi hanno scritto di porla a te, in quanto... Ecco, ma io già avevo risposto prima. Lo so, però rimorrei un attimo... Ecco, e quindi... Perché di Ken è detto che, nonostante l'infortunio, Pazzini comunque non è che gioca a Cagliari perché Ken è infortunato, perché andresti a denigrare la qualità dello stesso Giampaolo. Non è il concetto di Pazzini, che rientra o non rientra. Io devo far rendere al massimo una rosa cercando di raggiungere l'obiettivo. E quindi deve rendere la rosa, deve rendere ogni giocatore al meglio, perché il successo di Pazzini è il mio successo. Cioè, se io mai avessi avuto un problema pazzo, non avrei mai fatto il cambio sull'1-0. Assolutamente. Ragazzi, ma è un dato che non va interpretato, è un dato oggettivo. Che poi sei entrato anche nella storia, scusa ti interrompo mister, perché è il primo cambio effettuato con l'avvento del VAR. Ma al di là non voglio entrare nella storia. Io, il mio obiettivo è quello che Pazzo faccia 10 gol su azione e che sia determinante per la squadra. Tutto qua. Siccome Pazzo è in grado di poterlo fare, io devo trovare il modo di poterlo utilizzare, di far rendere un giocatore che non è vecchissimo, ma comunque una certa non età, è neanche più giovane, cioè non è più un ragazzino, e quindi l'anno scorso ci sono riuscito in parte e quest'anno dobbiamo riuscirci in maniera totale. Fino a che tu ce l'avrai a completa disposizione, ovviamente poi la palla passa dalla società, se per qualche altra ragione. Questo è chiaro, poi adesso... No, ma tu giustamente l'hai sempre detto, io lavoro con il parco giocatori qua a disposizione, dopo non parlo né di chi andrà via né chi potrebbe arrivare. Va bene. Ciao mister, grazie. A voi, ciao.